Qualche politico a far sputare qualche rospo, perché c'è una presidente del 17° municipio, Antonella De Giusti, che ha detto: è giusto pure che noi politici vogliamo sputare i rospi. Ha sputato? No. No, ha detto: organizzami che possiamo sputare. Allora, politici contro politici, ognuno sputa l'altro. Ognuno si sputa in faccia, ma ci si dovrebbero sputare in faccia, perché fanno proprio schifo tutti. Ma oggi sta calma? Ah, calma, sta nella giusta, sta nella giusta. Chi c'è? Andiamo. E poi ci andiamo, ci stanno tutti laggiù i ministri oggi. Ma perché oggi che c'è laggiù? E che ne so io, stanno, devono da qua un'altra fregatura. No, tante volte c'è fava e porchetta. Una fregatura no? Se nasce e 40 se muore. Senti, tante volte c'è fava e porchetta. Oggi magari, che sì, ne sai? Sì, la porchetta, ci hanno fatta la porchetta. Andò. Oh, l'altro giorno, l'altro ieri c'erano i cardinali. Non dire però le parolacce e le cose che hai detto. Sentimi. C'erano i cardinali, mi venebbe uno a volgere le spalle, li portavo, vedi che panza che te ritrovi, ce n'è uno secco. E chi ti ha detto questo? Ce n'è uno secco, voi siete i padroni del mondo, ci avete fregato più del governo. Se mi poteva sparare, mi sparava. È stato zitto però? Sì. Eri una donna, vedi? Cardinale mica può dire certo, parolacce e rispondersi. Bagnasco, è arrivato quel porco che sta lì al Senato. Con sei macchine, c'ha 200 metri da camminare, sei macchine, come si chiama? Schifani. Schifani, sei macchine per venire qua dai preti, perché erano 10 anni che c'era stato il Papa Paolo, quell'altro perché poi, Anna, mannati, soldi, Anna, poi se, Anna se si rompe una macchina è giusto che uno deve avere un ricambio di un'altra macchina, no? Sì. E certo, se a te ti si rompe a la macchina. A me si è rotto tutto. A te ti si è rotta la macchina? Ce l'hai la macchina? A proposito, ce l'hai la macchina? Io? Ma che me l'ha fatta te? Immaginate Anna, nonna Annarella se aveva una macchina... Ma guarda, ho guidato 22 anni, sa bella. Io non mi sarei fidata. Ma coglioni, non ho fatto bene incidente. Ma no, ho capito, ma come sei tu che ti arrabbi subito? Mi immagino io, no? No, io dicevo, ma che sta fa la passeggiata? Fammi passare. Ah, ecco, per cui faceva la prepotente pure là. No, io mi capirò quando uscivo ieri alle 5 di mattina. Andava ai mercati per guadagnarmi il pane. Ma che cavolo sta di? Si soci che stanno. Vedi se ci stanno. Ma andiamo a vedere, eh? Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole. Venirmi incontro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le mie gambe tremano e le ginocchia scendono. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille... State ascoltando Romantica. Tu sei romantica.
con Antonietta sta ascoltando Romantica, vero Antonietta? Sì, certo che sto ascoltando. Allora le piace il salotto di Romantica, Antonietta? Se mi piace. Mm. E se no non l'ascolterei. Apposta, voglio dire, si mette lì, ma dalle 7 lei si mette ad ascoltare presto, insomma. Beh, dall'inizio. Non sempre, perché c'ho pure le mie cose da fare, io lo sai. C'ho certo. Tre gattini da coccolare la mattina. Gli facciamo sentire il salotto di Romantica, la musica pure ai gattini, così. Sì. Senti, io vorrei fare, che te posso dire, un reclamo per tutte le televisioni, sia la RAI che Canale 5. Nessuno parla del terremoto del Pollino. Di quella gente che sta soffrendo. Per le altre regioni terremotate, non ti dico, servizi a non finire. Per quella povera gente non parla nessuno. Non perché? Ci sta un terremoto di serie A e serie B, sono tutti uguali i terremoti, giusto? Sono tutti uguali e siamo tutti uguali. Certo. Lì c'è pure gente che soffre senza casa, come sono quelli dell'Emilia, come erano e sono ancora quelli dell'Aquila. Però di questi della Calabria non parla nessuno, perché? Ecco, le dà fastidio, insomma, questa cosa. È un rospo, questo. È un rospo da sputare, certo. Perché comunque... Perché io sono nata in Calabria, vabbè che dal 56 che sto a Roma, ma adoro quella terra, adoro quella gente. È gente onesta, c'è pure qui non è onesto, come dappertutto. Poi a volte ti rimbambiscono con notizie stupide, quella che si... di 60 anni che si piglia quello di 30, ma che ci frega a noi. Ecco. Ci sono cose più importanti da portare in evidenza, oltre la miseria che sta distruggendo tutta Italia. Ma non è che debbono parlare magari di una scossa appena avvertita, però dovrebbero parlare dei disagi che ha ancora la gente lì. Certo, lei perché ha sentito parenti e persone che stanno lì? No, per fortuna, perché noi siamo della provincia di Reggio e dice che lì non si è sentito tanto, però anche se è gente che non conosci, sono persone umane. Certo, dovrebbero... Però voglio vedere se magari riusciamo a contattare qualcuno che sta lì vicino e a sentire cosa ci dice proprio dall'interno magari. Come stanno i disagi, povera gente. Va bene, bella, che buona giornata. Vuole, Antonietta, una bella canzone. Quale vuoi tu? Quella che va bene, buona giornata. Un abbraccio. Allora, abbiamo un collegamento telefonico. Signor Luigi, buongiorno. Buongiorno, mi Radio dica. Romantica di Roma, lei lavora, sta al comune, giusto? Sì, lavoro al comune. Sì. Oh, volevo sapere, perché abbiamo degli ascoltatori calabresi e stavano in pensiero, volevano sapere, insomma, questa notte ci sono state delle scosse, noi abbiamo... Sì, purtroppo ci sono state due scosse, una ieri sera verso le 9.45 e una verso le 2 stanotte, più o meno. Ma sono state forti, signor Luigi? No, intorno a 2,5. Ah, per cui non... Però certo, convivere comunque con... Sì, c'è un po' di ansia, cioè, perché non è che si sta protraendo già da... sono 2 anni e 2 mesi, per questo la situazione... Siamo, come si suol dire, siamo alla frutta, ecco. Senta, ma siete stati comunque aiutati? Sono stati fatti delle cose? Sì, sì, sono arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile, ancora sta operando in zona, ecco. Questo si stanno mettendo in sicurezza degli edifici che sono stati danneggiati, però purtroppo il paese ne risente abbastanza. Perché si sta in agitazione, certo, pensiero... Si sta in agitazione, poi i negozi e le attività commerciali stanno chiudendo perché sono inagibili i locali. Mamma mia, per cui sono stati danneggiati, parliamo di Mormanno, vero? Mormanno, sì. Oh, che sta in provincia di Cosenza. Quanti abitanti sono, signor Luigi? Siamo intorno a 4.000 abitanti. Insomma, una bella cittadina. Sì. Per cui c'è, diciamo, insomma, c'è ansia, perché comunque è brutto proprio il terremoto, eh? Eh sì, è brutto perché mo stanno chiudendo anche il centro, ecco. La chiesa, la cattedrale è stata inagibile perché ha subito dei danni. I palazzi centrali in piazza principale, bar e roba varia, tutto chiuso. Diciamo, stiamo vivendo una situazione veramente da incubo. E ecco. Le persone dove dormono allora, quelli che sono stati tolti dalle case inagibili? Si stanno trovando delle abitazioni di fortuna, e poi c'è una palestra adibita della protezione civile, adibita, ospita persone che sono evacuate. Ecco. Ecco, perché questa mattina una nostra ascoltatrice, che si chiama Antonietta, ha detto: mi dispiace, ma ho visto che comunque si parla ad esempio anche del terremoto in Emilia e tutto,
ne parlano spesso, però a Montepollino, insomma, lì ci sono state le scosse, e la Calabria, perché lei è calabrese, dice se ne parla di meno. Purtroppo sì, perché questo, noi siamo dal sud, ecco questo. Ma non c'entra niente, signor Luigi, che uno è del sud, perché comunque gli italiani sono tutti italiani. Lo so. Dovrebbe essere così. Ecco. 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 E per cui... La cosa che più ci rode, lo sa qual è? Sì. È che il presidente Monti non ha detto nemmeno una parola su questo evento del terremoto, ecco, questo è. Cioè, essendo un presidente uno deve dire anche una parola a tutti, insomma. Ecco, per questo, diciamo, un'attenzione, ecco, si è preoccupato il Papa, si è preoccupato, diciamo, il presidente Monti poteva dire qualcosa, dice, almeno qualcosa, dice, ma non so, qualcosa. Una parola di, comunque, insomma, per tirare su, ecco. Per tirarci su, ecco, questo, una parola di speranza, diciamo una parola di speranza. Senta, signor Luigi, io la ringrazio che lei, questa intervista poi la potrà trovare su YouTube, perché io faccio anche un programma che si chiama Sputa Rospo e metterò la vostra intervista, così magari speriamo di smuovere qualcosa. Speriamo. Lei trova l'intervista Sputa Rospo Mormanno, così Sputa Rospo si chiama il programma. Rospo. E metterò la località Mormanno che abbiamo intervistato il signor Luigi, va bene? Sì. Benissimo. La ringrazio molto, un saluto a tutti gli abitanti. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Ecco, io spero così Antonietta, abbiamo preso delle informazioni, mentre però prima io ho intervistato anche una scuola, una dirigente, ha detto che insomma stanno cercando di calmare pure i ragazzi, per cui non sono voluti andare in diretta, perché comunque per bloccare un po' l'ansia e l'agitazione, perché comunque uno poi deve riprendere una vita normale. Però ecco, magari una parola, come ha detto il signor Luigi, uno essere nominati, c'è stato un terremoto in Calabria, c'è stato in Sicilia, c'è stato in Emilia, insomma, essere nominati. Per cui speriamo che magari questa intervista poi su YouTube, nell'etere, vada e magari uno possa rimediare. La bellissima Calabria. Un saluto da tutti gli ascoltatori di Romantica. La Calabrisella morire mi fa. Calabrisella la puntana calavavi. Calabrisella mia, tu stuocchi scuri. Quando al muri panni tu lavavi, t'hai arrubato i miei muccaturi. Calabrisella mia. Il signor Luigi ha detto, noi siamo del sud, che vuol dire? Gli italiani sono tutti uguali. Siamo tutti uguali, da nord a sud. La bellissima Calabria. Un saluto da tutti gli ascoltatori di Romantica. La Calabrisella morire mi fa. Calabrisella la puntana calavavi. Calabrisella mia, tu stuocchi scuri. Quando al muri panni tu lavavi, t'hai arrubato i miei muccaturi. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, giuri d'amore. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella. State ascoltando Romantica.
Che signore, c'ha qualche rospo da sputare? Un minuto, lei ce l'ha un rospo da sputare? No, signora, ha detto tutto la signora. Ha detto tutto lei, lei ce l'ha un rospo, un minuto da sputare? Certo che ce l'ho un rospo. Allora, sputila. È 17 mesi, è sputare. E più che sputare, devono vergognarsi. Rubano. Lei da dove viene? Fra di loro. Io vengo da Venezia. 12 mesi ho fatto di tenda davanti a Montecitorio e scappavano via. E che voleva lei? Che cosa chiedeva? Io volevo praticamente il taglio di 100 miliardi che rubano all'anno, 100 miliardi di euro di costi della politica, che loro tagliassero quello. E scappavano via tutti come i sorci. Ma era da solo però lei? No, da solo. Abbiamo chiamato il popolo italiano, abbiamo fatto 17 manifestazioni, abbiamo 15 milioni di condivisioni a livello nazionale su internet. Che cosa ha ottenuto? Abbiamo ottenuto che il popolo, se non viene qui in piazza da civile e si siede qui in piazza come abbiamo fatto noi per pretendere il diritto di poter far tagliare questi costi della politica e di vivere noi come cittadini la dignità umana, se il popolo non viene e si accontenta invece di andare a fare le partite di calcio, andare a fare le gite o andare a mangiare la pizza e basta e brontolare per i bar, loro continueranno sempre a mangiare, è inutile che sputiamo rospi. Come si chiama lei? Venga. Gaetano Ferrieri, mi trovate su Google, mi trovate su Facebook, trovate tutta la storia, ma io non voglio essere il leader, io voglio svegliare i cittadini italiani che vengano qua, che finiscano di protestare, di dire vaffanculo questo, ha rubato quello, fanno apposta, le televisioni parlano, rubano, è 15 anni che rubano. È 15 anni che parlano per le televisioni che rubano a Narella. La folla tra i colombi che ci osserva, il freddo ai nostri abiti, la nebbia e piangere, domenica mattina qui per me, che sei bella. Parla italiano, sì? Sì, sì. Qualcosa che... Da dove viene lei? Allora, io sono bergamasca. La signora Annarella la vedo in televisione molto spesso. È romana? Sì, romanaccia di sicuro. Si esprime in modo un po' pittoresco, ma però... sicuramente ragione. Lei sicuramente ragione. È venuta qui per conoscere qualche nostro ministro o non Annarella? Io sono venuta perché mi piace moltissimo la città di Roma, artisticamente, ed è innegabile. Però, sui politici... La signora Annarella e tutti quanti hanno diritto e dovere di dire che rubano e basta. Senta, secondo lei ce la vedrebbe come ministro, non Annarella? Magari non come ministro, ma come consigliere di un ministro, sì. Sulla spending review sicuramente. Ah, sul risparmio, sì, vero? Sì, sì. E a Bergamo che cosa c'è che non va? Parecchie cose. Quando si parla di politica e di palazzi è la stessa cosa di Roma. Come la stessa Roma? Cosa, uguale, né più come né meno, noi. Lega o non Lega è la stessa identica cosa. E lei? Condivido. Però state come turisti per cui, no? Sì. Sì. Quanti giorni rimanete? No, solo oggi. Andate e ritorno. Andate e ritorno? Una giornata così sul treno? Con un treno. I treni funzionano rossa. Bene? Sì, Freccia Rossa sì, costa sì. Caro ma funziona. La Freccia Rossa arriva come una freccia? In 3 ore si è da Milano a Roma ed è una comodità per quanto riguarda... Per noi che amiamo vedere le cose belle, sì, è una bella cosa. Si paga un po' però. Roma vi piace? Moltissimo. Ci vivrei, ma ripeto, lasciando perdere la politica. Noi pensi un'ora per trovare in parcheggio? Si va a piedi. Noi stiamo scarpinando da Termini e andiamo in piazza San Pietro tutto a piedi. Nerone, ti presento la signora di Bergamo, come si chiama lei? Carolina. Carolina, Nerone? Nerone, un saluto a Carolina. Ciao. Come si chiama lei il nome? Io, Pietro Triscari. Ci sputi un rospo? Che devo sputare? Devo sputare contro questa politica che ormai è fallita. Lavora, vero che fa il muratore? Io lavoro, però grazie a loro no. Lavoro perché mi cerco la giornata. Perché non c'è più lavoro, non è perché lavoro oggi e sicuro che domani c'è un futuro, non c'è più futuro, perché io lavoro grazie che prendo una giornata per poter tirare avanti. Questi qua lavorano secondo lei, i politici, quanto prende un politico? Cioè mettiamoci alla pari
tra un operaio e un politico. Cioè, che differenza c'è? Molta differenza, di zeri e di numeri. Con uno stipendio di un politico forse sei stipendi normali. Io gli dico una cosa, con uno stipendio di un politico può campare una famiglia almeno un anno, una famiglia. Diciamola alla grande, un fiorito, che si è beccato 350.000 euro in un anno. 35 famiglie potrebbero campare per un anno. I conti fanno la matematica, uno più uno fa due. Risultano. È certo che risultano. Basta che tagliare politica, costi, tutto quello che loro hanno. Cioè, io vado in Gran Bretagna oppure in Svezia, un parlamentare si compra la bicicletta da sé, più di 4.000 euro al mese non prende. Come mai questi signori si beccano 15.000, 20.000? Non si sa nulla, perché allineiamoci con gli altri. No? E certo, facciamo parte dell'Europa. Se non facciamo parte allora dell'Europa, usciamo da... Cioè, viviamo in una giungla, perché questo è un paese di una giungla. Cioè, questi, tutte le statistiche che loro truccano, fanno capire, io ieri sera mi sono sentito un pezzettino di Briatore. Cioè, che coraggio ha una persona del genere? Devono toccare a loro, si devono toccare il loro portafoglio. Cioè, tre giorni di legislatura si beccano 3.000 euro, 4.000 euro. Io devo lavorare 40 anni e non so se ci arrivo, perché a 40 anni io sono tutto rotto. Vediamo loro se il lavoro che faccio io quanto durerebbero. Non è che questi signori hanno i galli nelle spalle, io gli farei fare, i loro galli sono nel cervello. Curatore per una settimana o un mese? No, io gli farei fare direttamente il barbone, come ho fatto io. Io non mi vergogno a dire, ho fatto per 6 anni, ho dovuto fare il barbone, non mi vergogno a dirlo, in tutta Italia, ma qua a Roma. Per parlare di cosa? Di politica, perché poi la politica siamo noi, la collettività, che siamo noi, i cittadini. Io vado a mangiare alla Caritas, che vado... C'è tutte vecchiette, c'è vedere un anziano mi taglia il cuore, si devono vergognare.